Eileen Wuornos, una bambina abusata che in seguito si è guadagnata da vivere come prostituta. È stata giudicata colpevole di aver ucciso 6 uomini ed è stata successivamente giustiziata in una prigione della Florida. La sua storia è una delle più tragiche di tutti i serial killer della storia. Nasce come Eileen Carol Pittman, statunitense, il 29 febbraio del 1956. E muore il 9 ottobre del 2002. Uccide fra il 1989 e il 1990, probabilmente più di 7 persone. Wuornos nasce come Eileen Carol Pittman a Rochester, Michigan, il 29 febbraio del 1956. Sua madre, Diane Wuornos, aveva 15 anni quando sposò il padre di Eileen, Leo Dale Pittman, il 3 giugno del 1954. Meno di 2 anni dopo e 2 mesi prima della nascita di Eileen, Diane ha chiesto il divorzio. Eileen aveva un fratello maggiore di nome Kate, nato a febbraio del 1955. Wuornos non ha mai incontrato suo padre perché era in prigione per lo stupro e il tentato omicidio di una bambina di 7 anni quando è nata. Leo Pittman era considerato uno schizofrenico ed è stato condannato per crimini sessuali contro i bambini. È entrato e uscito di prigione e si è impiccato nel 1969 in prigione. Nel gennaio del 1960, quando Eileen aveva quasi 4 anni, Diane abbandonò i suoi figli, lasciandoli con i nonni materni, Laurie e Britta Wuornos, che adottarono legalmente sia lei che il fratello. Era il 18 marzo del 1960. All'età di 11 anni, Eileen si impegnava in attività sessuali a scuola in cambio di sigarette, droghe e cibo. Aveva anche avuto rapporti sessuali con suo fratello. Eileen ha affermato di essere stata aggredita sessualmente e picchiata da bambina da suo nonno, un alcolizzato. Secondo le sue accuse, prima di picchiarla, l'avrebbe costretta a spogliarsi. Nel 1970, all'età di 14 anni, rimase incinta, essendo stata violentata da un amico di suo nonno. Partorì in una casa per madri nubili e il bambino fu dato in adozione. Pochi mesi dopo la nascita del bambino, Eileen abbandonò la scuola all'incirca nel momento in cui sua nonna morì di insufficienza epatica. Quando aveva 15 anni, suo nonno la cacciò di casa e lei iniziò a mantenersi come prostituta e a vivere nei boschi vicino alla sua vecchia abitazione. Nel 1974 venne arrestata per la prima volta per guida in stato di ebbrezza, disturbo della quiete pubblica e per aver sparato con una pistola calibro 22 da un veicolo in movimento. Eileen però non si presentò in tribunale. Nel 1976, appena ventenne, sposò il facoltoso 69enne Lewis Gratzfeld. Tuttavia, venne arrestata nuovamente per aver assalito un cliente in un bar e finì per colpire anche lo stesso Fell, che chiese un ordine di restrizione nei suoi confronti. Il 14 luglio tornò in Michigan, dove venne nuovamente arrestata per aver assalito un barista. 2 giorni dopo, il fratello Kate morì per un cancro all'esofago e Eileen ottenne $10.000 dall'assicurazione. Il 21 luglio annullò il suo matrimonio con Fell, dopo solo 9 settimane dalla cerimonia. Nel gennaio 1986 venne nuovamente arrestata con l'accusa di furto di auto, resistenza alla polizia e per aver fornito false generalità, mentre nel giugno dello stesso anno venne ancora arrestata per aver minacciato un uomo con una pistola chiedendogli dei soldi. Durante questo periodo intrecciò una relazione con Tyra Moore, una cameriera conosciuta in un locale gay. Le due andarono a vivere insieme e Eileen manteneva entrambe continuando a prostituirsi. Dalla fine del 1989 del 1990 i corpi di 7 uomini bianchi di mezza età sono stati scoperti nella Florida centrale. Le vittime di Eileen erano maschi di età compresa fra i 40 e i 65 anni.
li avrebbe attirati con promesse di sesso e li avrebbe uccisi sparando loro con un revolver automatico calibro 22. A volte li spogliava post mortem e prendeva loro oggetti personali per venderli in seguito. La prima vittima fu il proprietario di un negozio, Richard Mallory, nel 1989. Un uomo bianco di 51 anni che raccolse una prostituta lungo l'interstatale 75 in Florida per fare sesso a pagamento. Un deputato della contea di Volusia ha scoperto il suo corpo a diverse miglia di distanza dalla sua auto abbandonata. Mallory era stato colpito più volte al petto. Il corpo nudo di David Spears, un operaio edile di 43 anni, è stato trovato il 1 giugno del 1990 nella contea di Citrus. Gli avevano sparato 6 volte al busto. Pochi giorni dopo la scoperta di Spears, il corpo di Charles Carscadone, 40 anni, è stato scoperto nella contea di Pasco. Il lavoratore part-time del rodeo era stato colpito 9 volte al petto e allo stomaco. Le forze dell'ordine della contea di Marion hanno trovato il corpo di Troy Bars, un venditore di 50 anni, il 4 agosto del 1990, meno di una settimana dopo la sua scomparsa. Sebbene il corpo fosse abbastanza decomposto, il medico legale è stato in grado di determinare che la causa della morte erano 2 colpi di pistola al torso. Dick Humphrey, maggiore in pensione dell'aeronautica, capo della polizia e investigatore di abusi sui minori in Florida, è stato trovato morto nella contea di Marion il 12 settembre del 1990. Il corpo era completamente vestito e aveva ricevuto più colpi di pistola alla testa e al torace. L'auto di Humphreys è stata ritrovata nella contea di Suwannee. In seguito, il 65enne Peter Sims lasciò la Florida centrale e si diresse verso il New Jersey nel 1990, a giugno. La sua auto fu trovata in Orange Springs il 4 luglio del 1990. Sebbene il suo corpo non sia mai stato trovato, i testimoni hanno descritto 2 donne vicino all'auto a Orange Springs. Il corpo parzialmente svestito di Walter Antonio, 62 anni, è stato trovato il 19 novembre del 1990 in una parte remota delle contee di Dixie. Gli avevano sparato 4 volte alla schiena e alla testa. L'auto di Antonio è stata ritrovata 5 giorni dopo nella contea di Brevard. Il 4 luglio del 1990 Eileen e Moore abbandonarono l'auto di Peter Sims dopo essere stati coinvolti in un incidente. I testimoni che avevano visto le donne alla guida dell'auto delle vittime hanno fornito alla polizia i loro nomi e le loro descrizioni, dando vita a una campagna mediatica per localizzarle. La polizia ha anche trovato alcuni degli effetti personali delle vittime nei banchi dei pegni e ha recuperato le impronte digitali corrispondenti a quelle trovate nell'auto delle vittime. Eileen aveva precedenti penali in Florida e le sue impronte digitali erano in archivio. Il 9 gennaio del 1991 fu arrestata con un mandato in sospeso presso Last Resort, un bar per motociclisti nella contea di Volusia. La polizia ha localizzato Moore il giorno successivo a Scranton, in Pennsylvania. La donna ha accettato di ottenere una confessione da Eileen in cambio dell'immunità dell'accusa. Moore tornò con la polizia in Florida, dove fu sistemata in un motel. Sotto la guida della polizia, ha fatto numerose telefonate ad Eileen, chiedendo aiuto per riabilitare il suo nome. 3 giorni dopo, il 16 gennaio 1991, Warnos confessò gli omicidi. Ha affermato che gli uomini avevano cercato di violentarla e lei li ha uccisi solo per legittima difesa. I sostenitori della Warnos la consideravano una donna forte e indipendente e persino una figura eroica per difendersi dall'aggressione maschile. Tutti gli psichiatri erano d'accordo sul fatto che Eileen fosse mentalmente instabile, qualcosa che avrebbe dovuto essere molto chiaro se si tengono conto delle orribili circostanze in cui è cresciuta. Il fatto che fosse dimostrato che soffrisse di un disturbo borderline di personalità
e di disturbo antisociale di personalità non aveva importanza ed è stata condannata a 6 condanne a morte dopo essere stata giudicata colpevole di 6 capi di accusa per omicidio di primo grado. Forse ancora più interessante è il fatto che non solo soffrisse di disturbi mentali, ma anche che potesse essere considerata una vera psicopatica. Aileen infatti ha ottenuto un punteggio di 32,40 nella Her Psychopathy Checklist. Per fare un riferimento a questo numero, qualcuno è considerato uno psicopatico con un punteggio di 25 nel Regno Unito e 30 negli Stati Uniti. Una delle persone che ha ottenuto il punteggio più alto in questo test è stato il serial killer Ted Bundy, con un punteggio di 39 su 40. Nel 1992 è stata condannata per uno degli omicidi e condannata a morte. Aileen ha raccontato diverse storie incoerenti sugli omicidi. Inizialmente ha affermato che tutti e 7 gli uomini l'avevano violentata mentre lavorava come prostituta, ma in seguito ha ritrattato la pretesa di legittima difesa. Durante un'intervista col regista Nick Broomfield, quando pensava che le telecamere fossero spente, gli disse che era in realtà legittima difesa, ma non sopportava di essere nel braccio della morte, dove era stata per 12 anni, e a quel punto voleva solo morire. Aileen è stata portata nella camera della morte il 9 ottobre 2002. L'ultima notte di Aileen è stata passata a parlare con l'amica del Michigan, Dawn Botkins. La coppia ha parlato dalle 9 di sera a mezzanotte di martedì e i funzionari della prigione hanno detto che Botkins aveva intenzione di reclamare il corpo. Non vedeva l'ora di essere a casa con Dio e di andarsene da questa terra, disse l'amica in un'intervista. Ha pregato che le anime dei ragazzi che aveva ucciso si salvassero con la sua morte. Era più che disposta ad andare, era quello che voleva. Perché dovrebbe voler combattere e passare una vita in prigione? Aileen rifiutò il suo ultimo pasto e andò a dormire dopo aver preso una tazza di caffè alle 12:30, chiedendo di essere svegliata alle 5. I registri della prigione mostrano che era agitata, dormendo in modo irrequieto e persino gridando nel sonno. I funzionari hanno detto che era calma martedì mattina quando fu messa sulla barella d'acciaio con le mani legate. Spesse cinghie di cuoio la tenevano legata al petto. Un lenzuolo bianco nascondeva le cinghie, ma liberava i loro contorni. Un tubo trasparente si è fatto strada da sotto la barella, verso la vena del suo braccio, proprio nel punto morbido dove l'interno del gomito si piega. Una guardia femminile stava vicino alla sua testa. Una guardia maschile stava sul suo fianco sinistro, davanti a un armadio a tenda, dove un boia anonimo aspettava l'ordine del direttore per iniziare. Quando l'ordine fu dato, Aileen sbatté le palpebre e deglutì con forza. Alle 9:32 Aileen ebbe un sussulto, chiuse gli occhi e aprì la bocca come per formulare una parola. Non si è più mossa. Per i successivi 15 minuti i testimoni hanno visto le sue labbra diventare di un blu sempre più scuro e la sua pelle di un bianco pallido. Alle 9:47 un medico ha controllato il polso e il battito cardiaco. Fu annunciato che la condanna a morte era stata eseguita. Le tende si chiusero e i testimoni se ne andarono. Meno di un decennio dopo che Aileen è stata condannata a morte, il 9 ottobre del 2002 ha ricevuto un'iniezione letale che ha posto fine alla sua vita travagliata. Fino al momento in cui è morta, ha affermato di essere controllata da forze esterne, indicando chiaramente che soffriva di gravi problemi mentali, anche se ha affermato che ciò non era vero in una lettera. «Ho ucciso quegli uomini», li ho derubati fredda come il ghiaccio e lo rifarei anch'io. Non c'è possibilità di tenermi in vita o altro perché ucciderei di nuovo. Ho odio che striscia nel mio sistema. Sono così stufa di sentire queste cose, tipo lei è pazza. Sono stata valutata tante volte. Sono completamente sana di mente e sto cercando di dire la verità. Sono una
che odia seriamente la vita umana e ucciderebbe di nuovo. Eileen scrisse questo in una lettera di petizione alla Corte Suprema. Anche le sue ultime parole sono una testimonianza della sua instabilità. Sì, vorrei solo dire che sto navigando con la roccia e tornerò come Independence Day, con Gesù, il 6 giugno, come nel film, con una grande nave madre e tutto. Tornerò, tornerò. Il procuratore della contea di Volusia ha definito le sue ultime parole insolite, ma nessun segno di pazzia. Aveva notato nei giorni precedenti che la 46enne Eileen era la sua 14ª lettura della Bibbia. Questo potrebbe spiegare una parte della sua dichiarazione finale. Le scritture fanno riferimento a Dio come la roccia, mentre gli inni usano la stessa espressione per definire Gesù. Eileen ha richiesto Carnival di Natalie Merchant al suo funerale. I titoli di coda del documentario Eileen, vita e morte di un serial killer, presentano la canzone Carnival. Secondo la cantante, lei stessa ha dato il permesso di usare la sua canzone dopo aver appreso che Eileen ascoltava spesso il suo album mentre era nel braccio della morte e aveva chiesto appunto che Carnival fosse suonata al suo funerale. La musicista scrive sul suo sito ufficiale: «Quando il regista Broomfield ha inviato un montaggio provvisorio del film, ero così turbata dalla materia che non potevo nemmeno guardare. Eileen ha vissuto una vita di torture che va oltre i miei peggiori incubi. È stato quando mi hanno detto che Eileen aveva trascorso molte ore ad ascoltare il mio album mentre era nel braccio della morte e aveva chiesto che al suo funerale fosse suonata la canzone Carnival, che ho dato il permesso per l'utilizzo del brano». È incredibile quali luoghi la musica riesca a raggiungere una volta che lascia le mie mani. Se le ho dato conforto, devo esserne grata. È difficile giudicare se Eileen fosse o meno una psicopatica nata o se lo sia diventata a causa delle condizioni estremamente dure durante la sua giovinezza. Ad ogni modo, la sua storia è una delle più tragiche di tutti i serial killer della storia.